Andrea Fanti è uno dei volti emergenti della cucina contemporanea italiana e dopo una lunga gavetta all'estero che l'ha portato anche a Miami all'età di 18 anni, è tornato in Italia, nella sua Tuscia, dove sulle sponde del lago di Vico ha aperto il suo ristorante Cromalago Restaurant. Ad appena 27 anni si ritrova nel difficile ruolo di chef, ristoratore ed imprenditore e sta combattendo come può l'emergenza che ha colpito il suo settore. Grazie Andrea per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato, è un piacere per me. Andrea, come hai vissuto e stai vivendo questa seconda chiusura forzata? E ci sono state delle analogie con la prima della scorsa primavera? Allora, diciamo che questa seconda chiusura è stata molto più difficile ed è molto più difficile da affrontare perché è come una seconda botta, no? Che riceviamo, quindi è un po' come la prima volta e questo è un po' come un colpo sul livido, quindi diciamo il secondo colpo fa sempre più male e l'abbiamo riscontrato anche perché sembrava che quest'estate ci fosse stata una ripartenza, no? Un po' una rinascita, quindi eravamo tutti più positivi e adesso sì, è stata una cosa che abbiamo accusato molto noi ristoratori e io parlo ovviamente per la mia categoria e per quello che mi compete, però ovviamente è una cosa che hanno accusato tutti. E quindi questa è un po' la situazione, sicuramente più della prima ondata, questa qui è stata ed è molto più critica a gestirla, ti dico la verità, Ale. Senti, nel corso degli ultimi mesi, quando c'è stata la prima riapertura, molti tuoi colleghi hanno adottato un sistema di voucher, buoni sconto per attirare la clientela. Tu hai fatto qualcosa del genere o pensi di fare qualcosa del genere quando si potrà riaprire? Guarda, allora i voucher li stiamo facendo anche noi. Con i voucher ci stiamo muovendo anche noi, stiamo facendo delle proposte, comunque sia sì, per attirare più persone possibili ed mantenere anche quello che è un legame con il cliente, no? Perché in questi momenti si rischia poi di avere un distacco con il rapporto, no? Oltre al rapporto umano, quindi anche questa distanza rischia poi di far allontanare quello che è il cliente, quello che è la persona che in maniera abitudinaria veniva a trovarci. Quindi dobbiamo creare dei sistemi, questo a livello imprenditoriale. Dobbiamo creare dei sistemi per far sì di tenere le persone a noi vicino anche per un domani avere un seguito e un continuo di quello del bello che avevamo creato sino ad oggi, no? E per me è ancora più difficile, ovviamente, perché, come hai detto tu, avendo 27 anni mi trovo in una realtà imprenditoriale in cui non avendo ovviamente 40 anni o 50 anni o non avendo 20 anni di esperienza nell'imprenditoria, ti dico che è difficile, è complicato, forse ancora più di persone che hanno più esperienza sicuramente di me. Quindi diciamo però stringiamo i denti e proviamo ad andare avanti, perché tanto è l'unica soluzione. Ma tu vivendo questa crisi dall'interno, quindi avendo una visuale in prima persona di tutto quello che sta accadendo, avresti adottato delle misure diverse per favorire la ripartenza del vostro settore rispetto a quelle che ha adottato il governo? Allora, guarda, Ale, il discorso secondo me è molto semplice, cioè nel senso qualsiasi cosa era dovuta, cioè qualsiasi cosa ci hanno chiesto di fare è stata fatta. Quindi ci sono stati anche nella prima ondata, nella prima pandemia, nella prima, diciamo, la chiamo nella prima ondata, ci sono state delle richieste da parte del governo, da parte degli enti per gestire quella che è questa pandemia. Quindi noi ci siamo trovati anche a fare degli investimenti, no? All'interno delle nostre aziende e poi in un secondo tempo questi investimenti, queste precauzioni che sono state chieste, evidentemente non erano sufficienti, ma se ne sono resi conto in un secondo momento. Ora ovviamente ad oggi ti dico sì, io avrei gestito in maniera diversa, ovviamente. Perché i numeri parlano chiaro, qui le attività chiudono una
una dopo un'altra, quindi a distanza di minuti chiudono partite IVA e chiudono attività. Quindi ovviamente c'è una mala gestione in tutto questo. Io non ho le competenze sicuramente per gestire una pandemia, nell'organo del governo, però ti posso dire che all'interno, ci troviamo molto in difficoltà, ecco. Ma te credi che la vostra, che il vostro, settore, che la vostra categoria, anzi quella dei ristoratori, sia stata poco ascoltata dal governo? Ovviamente chi vive magari anche soltanto del periodo invernale peggio ancora, no? Quindi non siamo stati ascoltati, no, è evidente, quindi questa qui è una cosa che è palese, che purtroppo non ci stanno ascoltando tuttora, quindi vedremo come andrà a finire, speriamo di rimanere in piedi qui. E tu hai un ristorante molto, molto bello, una location esclusiva sulle sponde del lago di Vico, quindi in una bella zona. Quali sono i costi di gestione di un ristorante come il tuo? E se i fondi del governo che sono arrivati, quanto hanno aiutato a tamponare l'emorragia economica? Allora, guarda, i costi di gestione per un'attività come la mia, che comunque sia è un'attività ovviamente di più di 450 metri quadrati, un'attività con una cucina impegnativa di 90-100 metri quadrati, sono attività che devono lavorare a pieno regime, sono attività che ovviamente loro ti dicono: lavora con il delivery, lavora con l'asporto, lavora con il... Capisci bene, Ale, che i numeri, a parte dipende che tipo di cucina fai, perché ora ti dico faccio una pizzeria o una pizzeria, no, comunque non rientri nei costi o comunque sia magari riesci a tirare fuori qualcosa, però è una pizzeria, la pizza a domicilio. Il tipo di cucina che facciamo noi, i crudi, una tartare, o via dicendo, a parte a livello proprio igienico-sanitario, non è delle migliori, quelle di un trasporto, anche se a temperatura controllata, ma non è delle migliori perché va a servire il luogo, va a servire il luogo, c'è un servizio dietro e via dicendo. Quindi i costi di gestione per attivare la macchina sono dei costi molto importanti. Facendo i conti, infatti siamo chiusi da prima di Natale, abbiamo chiuso, abbiamo detto non si può aprire perché c'è una rimissione a settimana, al mese. E quindi questa è la situazione. I costi di gestione sono molto, molto, molto importanti. E poi mi dicevi, scusami, Ale. Se i fondi del governo quanto hanno aiutato a tamponare, diciamo, l'emorragia economica? Guarda, i fondi del governo, ci sono stati dei fondi del governo, ma è ovvio che la perdita. Se uno va a fare i calcoli a livello aziendale, la perdita che abbiamo perso tra gli eventi, tra tutta la perdita che c'è stata in questo 2020 e i risarcimenti che ci sono stati, come posso dire, come un bicchiere d'acqua tirato in una vasca. Quindi diciamo sì, ci sono stati, c'è stato qualcosa, ma tutto quello che viene detto, che il rimborso verranno rimborsati al 70%, sono tutte fregnacce, scusami il termine. Perché il problema è che a un certo punto c'hai i dipendenti che non gli arriva la cassa integrazione, che gli arriva dopo mesi. A me, che sono un libero professionista, mi sono state riconosciute soltanto le 600 euro nel primo lockdown, le seconde 600 euro che dovevano arrivare, cioè è una confusione, no? Una confusione a cui non si riesce più a stare dietro, però questa cosa arriva a un certo punto. Io magari ho 27 anni, ho anche altre situazioni per fortuna che mi fanno stare in piedi, ma il padre di famiglia che deve portare con il ristorante a casa e ci deve mantenere una famiglia, io lo capisco. Se in poche parole, tra poco avrà una rivolta o succederà qualcosa di brutto, perché qui la gente, Ale, a un certo punto dove va a mangiare? Dove mangia? Se tu non mi fai stare aperto, come ti dicevo anche prima, Natale, 31 dicembre, cioè tu le persone, invece di mandarle magari a casa, perché la gente lo fa uguale, quindi abbiamo capito questa cosa, non ci prendiamo in giro, allora che fai?
mettili dentro ai ristoranti, distanziamento, sai quante persone ci sono, si possono controllare le temperature, si possono controllare i nominativi. Quindi capisci, non fai magari il festone, non fai magari il cenone, non fai il veglione, ma fai una serata e fai, soprattutto riesci a controllare quella che è la gestione delle persone. Quindi è tutto un controsenso, secondo me, la gestione, ecco, per ritornare alla tua domanda di come è stata gestita questa cosa. E il tuo è un rammarico sicuramente comprensibile. Prima mi accennavi all'asporto e voi siete riusciti ad adattare parte comunque della vostra cucina all'asporto, al delivery, o è una soluzione che non avete proprio adottato? No, ci ho pensato, ho fatto dei conti, ovviamente abbiamo fatto dei conti, carta e penna alla mano, e ti dico, allora l'asporto per dove si trova geograficamente il locale è impensabile, perché una persona che parta da Viterbo o da Ronciglione per venire a prendere da mangiare sul lago di Vico d'inverno a meno 2 gradi, diventa complicato, impensabile, comprendo le persone. Il delivery, ti ripeto, la cucina che facciamo noi non è una cucina è una cucina fatta di servizio, di ambiente, di accoglienza, di colori, di luci e di vista. Quindi è tutto l'insieme che non riusciremo, non siamo nati per quello, non siamo bravi per quello, ecco, il nostro locale non nasce per quello. È chiaro. Guarda Andrea, per chiudere, guardando in modo ottimistico al futuro, ti volevo chiedere se tu stai già pensando al nuovo menù che avrai quando si potrà riaprire e quali novità si possono attendere i tuoi futuri clienti. Allora, guarda, per tenerci sempre vivi e per ovviamente, perché poi bisogna vedere anche un po' di positività in questa cosa, sicuramente vorremmo creare un concetto un po' più naturale, legato a quello che è l'importanza della materia prima. E renderlo forse per questa stagione abbiamo pensato, e poi staremo a vedere, anche un po' più semplice, un po' più comprensibile a tutti, quindi distaccarsi un po' dalla teoria del complesso a tavola, ma riportare anche un po' di semplicità, perché quello che ci è mancato è proprio l'unione, la familiarità, quindi riportare un po' a tavola quello che è la convivialità e lo stare insieme in maniera semplice e poter gustare quelli che sono, insomma, i nostri piatti a pieno. Però mettiamo, diciamo, nella vetrina principale quella che è lo stare insieme con il buon cibo a tavola. Nella speranza di poter tornare presto a stare insieme con il Speriamo. buon cibo a tavola, io Andrea ti Speriamo, ringrazio, Ale. ti auguro un buon proseguimento e in bocca al Grazie a lupo te per il per futuro. l'invito. Ciao Andrea, Grazie. grazie. Ciao.